La rete Supercharger ha appena superato la soglia di 2000 stazioni in tutto il mondo, la più grande rete di ricarica mondiale. Tesla ha appena aperto 4 nuovi Supercharger, rispettivamente in Olanda, Arizona, Cina e Taiwan, per una rete globale che ora conta più di 18.000 stalli di ricarica distribuiti in 2000 stazioni dislocate in 41 paesi. Oggi ci troviamo a Forlì per una notizia bomba. Tesla ha portato il suo Supercharger V3, due volte più veloce del precedente, anche in Italia. Il primo esperimento, pensate, fu fatto lo scorso anno a Los Angeles. Io sono venuto fin qui per mostrarvelo. Sono Matteo Valenza, benvenuti in questo nuovo video. Dall'inaugurazione della prima stazione Supercharger in Europa nel 2013, la rete europea è cresciuta in modo significativo e ora ha più di 520 stazioni che hanno fornito l'energia che ha permesso ai clienti di Tesla di percorrere oltre 2 miliardi di chilometri. In Italia 84 milioni di chilometri sono stati percorsi grazie alle ricariche erogate da questi Supercharger. 300 stalli Supercharger ad oggi in Italia per un totale di 33 stazioni. Il nord ed il centro Italia sono veramente coperti bene, ancora al sud però scarseggiano un po', ma nei piani futuri dell'azienda il sud è ben presente, comprese le isole. Commentate qui sotto nella sezione commenti del video, mi piacerebbe capire come siete dislocati in Italia e magari posso girare questa statistica a Tesla. Non si sa mai. Come dicevo, prima in America sono arrivati nel 2019, ma si sono fermati lì. Il Supercharger V3 di Forlì è il primo esperimento fatto da Tesla in Italia, che ormai diciamo non è più un esperimento. Infatti, sono già previste nuove installazioni sul suolo italiano. Ma veniamo ora a qualche dato tecnico. Supporta picchi fino a 250 kW per auto. A questa potenza una Model 3 long range o performance come questa qui, che opera alla massima efficienza, può caricare fino a circa 120 km in 5 minuti. Io, durante la notte, a casa mia, con una 3 kW, riesco a caricare circa 100 km, quindi capite che è una differenza enorme. Il Supercharger V3 arriva invece fino a 1600 km di carica in un'ora. Prima ho detto massima efficienza. Sì, perché la velocità di ricarica, come ho già spiegato in tanti altri miei video, dipende da tanti fattori, la percentuale residua, il clima, il carico della rete, eccetera. Recentemente, per ovviare al problema della temperatura, è stata implementata la funzione On-Route Battery Warm-Up, che permette alle batterie di riscaldarsi poco prima di arrivare ad un supercharger. Questa tecnica permette alle batterie di iniziare a riscaldarsi in maniera intelligente per potersi preparare alla ricarica ancora prima di arrivare al supercharger. Basta impostare sul navigatore il supercharger come destinazione. E il gioco è fatto. Funziona anche se siete in viaggio, quindi se il supercharger è una tappa obbligatoria, automaticamente il warm up partirà. E tramite questa funzione i tempi medi di ricarica si riducono del 25%. I supercharger V3 ridurranno in media del 50% il tempo che i clienti impiegano a caricare. Gli stadi di ricarica V3, inoltre, sono progettati per consentire a qualsiasi proprietario di caricarsi alla massima potenza che la batteria può supportare, senza più essere soggetti a cali di potenza dovuti alla condivisione dell'energia con gli stalli di ricarica accanto al proprio. Perché, vi spiego, prima con i V2 ogni supercharger riportava una dicitura in basso, ad esempio 1A, 1B. Questo stava ad indicare che i supercharger adiacenti condividevano la potenza.
con questi significativi miglioramenti tecnici, il tempo di sosta per una ricarica tipico di un supercharger V3 scende a circa 15 minuti, perché ha a disposizione tutti i 250 kW. Il costo della ricarica in Italia è fisso ed è di 30 centesimi per kilowattora, in linea con i costi di una potenza di questo genere. È veramente molto concorrenziale. Pensate che Enel X e Ionity, che qui a due passi, partono da 50 fino a 80 centesimi quest'ultima. Quindi 30 centesimi, spettacolo. Oltretutto Tesla, quando si acquista una nuova auto utilizzando un codice referral, regala 1500 km di ricarica, quindi se ci volete fare un pensierino vi lascio il mio codice sconto qui in sovraimpressione e anche in descrizione. Ma quali Tesla sono compatibili con questo nuovo supercharger? Virtualmente tutte, Model 3 e Model Y hanno già la presa CCS2 combo, quindi possono ricaricare senza accorgimenti. Questo perché i supercharger V3 europei sono dotati di tecnologia CCS a cavo singolo. E come vedete il cavo della versione 3 è molto più leggero, molto più maneggevole, e devo dire che questa nuova presa è veramente fantastica. Pulsantino, si apre e si chiude, spettacolo. Poi essendocene uno solo è anche, cioè, meno facile sbagliarsi, perché se si arriva con una Model 3 in un supercharger V2 ci sono entrambi gli attacchi, quindi quelli che vanno bene per Model X e Model S, e poi il CCS2 combo che va bene solo su Model 3. Ma tutte le Tesla Model S e Model X prodotte dopo il 1 maggio 2019 possono comunque utilizzare il supercharger V3, grazie però ad un adattatore che costa circa 170 euro. Chi invece possiede una Model X o una Model S prodotta prima di maggio 2019 può programmare un aggiornamento hardware in assistenza Tesla utilizzando l'app. Mediante questo aggiornamento potrete usufruire della ricarica a CCS2 combo ad un costo di 500 euro e include direttamente l'adattatore di cui vi parlavo prima. Model S e Model X comunque non possono raggiungere una velocità di ricarica oltre i 142 kW, che comunque è quasi pari alla velocità massima del supercharger V2. Di tutto rispetto, quindi. Ora vi lascio ad una sessione di ricarica. A sinistra vedrete una ricarica in V2, a destra la nuova ricarica con V3. Come sempre vi ringrazio per aver visto questo video, se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale e lasciate un like, così facendo l'algoritmo di YouTube presenterà questo video anche a persone che non mi conoscono e mi aiuterete a crescere. Continuiamo il discorso qui nei commenti e anche su Telegram che vedete in sovraimpressione. Siamo la più grande community di auto elettriche d'Italia. Noi ci vediamo ogni martedì e venerdì alle 12 con un nuovo video e domenica in live alle 21. Se vi piace il gaming, poi c'è anche il canale Viola per qualche streaming serale. A presto, ciao! I belong.